Welcome. Thank you. Madonna, ragazzi, sono gasato, va bene? Questo è il videogioco. Madonna, come sono contento. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaiJ e oggi siamo su Resident Evil 4, che è il miglior Resident Evil per me. Cioè, vi avevo detto dopo la demo che avrei portato il gioco completo e ci siamo. Vamonos. Sono gasatissimo e penso che sia il momento che aspettavo da una vita. Beh, è partito bene comunque, vedo. Ah, fascido, what? Minchia? Ma questa è Ashley, questa è la figlia del presidente, raga. Ma che succede? Ma cosa? Ma scusate, allora, io l'avevo giocato tanto tempo fa, ma sta parte non me la ricordavo io. 30 settembre 1998, quando il poliziotto in me morì. Quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche dell'Umbrella. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. Questa è la stessa parte della demo, comunque. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso. Ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. Madonna, se fosse arrivata a me una coltellata del genere, me la sarei presa qua. Se quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Deve esserlo. Ma più o meno, conoscendo come va a finire. Ripeto, io l'ho giocato un po' di tempo fa, raga, non me lo ricordo tutto. Infatti st'inizio non me lo ricordavo per niente. Questa è la figlia del presidente, Ashley. Dimmi, Yankee, come ci sei finito in questo postaccio? Un villaggio che si trova in culo al mondo. Diciamo che cerco qualcuno. Sarà qualcuno di molto importante, vero? Il capo ci ha dato ordini precisi. Aiutatelo, ha detto. Beh, di sicuro non sarete qui per arrostire marshmallow. O forse sì. Strano senso dell'umorismo. Ti confesso un piccolo segreto. Resti fra noi. Un sacco di gente è scomparsa qui intorno. Ed è un po' che questa cosa va avanti. E loro vanno tranquilli come se niente fosse, vabbè. Quindi ormai dovreste essere abituati, no? Vabbè. La settimana scorsa sono spariti degli escursionisti. Sono sicuro che mi aiuterete. E ridono, ma che cazzo ridi? Che ti stai per schiantare da un minuto all'altro. Cioè, ma non... Io non ho capito negli... Ma tu, anche nei telefilm, la gente che va... Quell'altro giorno è sparita mia cugina. E vabbè, ma allora non ci andare, ma non ho capito. Chissà che ci siamo. Vabbè. La natura chiama. Torno subito. E vai a cacare. Comunque io qua, già me... Io avrei rubato il van e me ne sarei andato. Il van, Jeep, sì. Che cazzo è? E ha sbevito il bar intero? Cos'è che sta... Cosa sto vedendo, ragazzi? Sigaretta? Beh, comunque allegro, Chissà in che posto della Spagna, precisamente. Me lo sono sempre chiesto, in che posto. Saranno gli escursionisti di prima. Chi deve essere? Madonna, il poliziotto più coglione io non ho mai visto. Si può essere... Ah! No way! Lui è andato proprio... Ha fatto il percorso che si fa... Che dovrò farmi io adesso. Quello che c'era nella demo. Quindi era lui quello che avevamo bruciato sulla croce di legno. Ce ne sta mettendo demo. Di tempo. È caduto dentro. Forse sarebbe meglio se andassi a dare un'occhiata. Parli di me o di te? Vado io? Figurati. Arrivederci, fratello. Io guardo la macchina. Non voglio una multa per divieto di sosta. Grazie per l'aiuto. Sicuramente passavano di là quelli per farti la multa. Certo. Pieno di polizia municipale qua comunque. Ma a parte che è lui la polizia, quindi ma di che... C'è la polizia, può fare la multa alla polizia? Vabbè.
Comunque, oh, bella lì. Bene, allora, quindi quello che è stato bruciato sulla croce nella demo, che tra un po' arriverà, è l'ufficiale di polizia. Ah, bene, bene, bene. Vabbè, sta parte qui la conosciamo. Bello comunque, vabbè, per chi non ha visto la demo mi rifaccio tutto tranquillamente. Allora ragazzuoli, vediamo di fare meno figure del merda del solito, perché questo videogioco è talmente importante che morirò prima di finirlo. Ed è anche parecchio difficile secondo me. Metto già le mani avanti per quando farò cagare, ok? Metto le mani avanti, quello è importante. Permesso? Sono quello che non si fa i cazzi suoi mai. My boy, siete pronti? Siete pronti? Ah, e quindi lo stemma che troviamo adesso per terra è dello zio. Ok. Buongiorno. Nonno Chuck. Cos'è che dice? Chiedo scusa per l'intrusione. Che comunque, ragazzi, ma che cacchio stava cucinando sto tizio? Vino a chi? Sì, sì, guardati in giro. Non ti far domande. Io sarei uscito buttandomi di testa dalla finestra, ma fa niente. Mario Fernandez Castagno. Proprio lui, quello che doveva pisciare. Occhio! Calcione in bocca e vamonos. Madonna, ragazzi. Ogni volta che rivedo sta scena mi spacca, cioè incredibile. Anche lui l'ha spaccato, secondo me. Ah, questo è Carlos Castagno. Sì. Grazie della chiave, fratello. È male. Voglio sempre vedere che cosa sta cucinando, perché il Dado Star... Cazzo, che schifo. No, no, non è vero. È solo cucina diversa. Impariamo a non esprimere sempre il nostro giudizio sulle cose che fanno gli altri. Ragazzi, che qua è importante. Oh! E se va nella cantina... Bellissimo. Allora, raga, importante. Io non so, beh, questa cosa non l'ho capita, se il remake è stato fatto esattamente uguale a quello originale. Ma stavolta non gli sparo al topo, perché tanto non mi dà niente. Perché anche l'inizio, che c'era Ashley che stava, che è la figlia del presidente, che stava morendo. Cioè, l'hanno, teoricamente l'hanno accettata nel gruppo, dico. Non me la ricordavo io quella scena. Quindi forse hanno aggiunto delle cose. Forse è diverso dal 4. C'è qualcosa in più. Carlos Castagno. Questo è quello che è andato a pisciare. Questo è quello della macchina. Qual è la situazione? Questo è quello che era rimasto in macchina. Questo che sta parlando del coso, credo. Torniamo alla macchina. Va bene. Sì, quindi non ho ben capito se è diverso. Vedremo comunque. Perché io il 4 più o meno me lo ricordo. Non l'ho giocato così tanto tempo fa. Sono stato un paio, 2-3 anni. Perché me l'ho rigiocato. Giorno! Bella la mia solita mira del cazzo! E vabbè, ma di morire però, che cazzo! Minchia, oh! È riuscito sia qua che nella demo. Ah, beccarmi sto qua, non riesco a farlo fuori. Madonna, è l'unico zombie di tutto Resident Evil 4 che non va giù. Cioè, che cazzo gli devo tirare a questo qua per farlo fuori? Minchia, mi ha dovuto colpire per forza. Poi mi ha levato anche un po', Guarda sti stronzi, minchia, questi qua li fai fuori come niente, Vabbè, ma lasciamolo lì, ragazzi. Ma non ho capito. Cioè, questo deve scassare le porte come se fossero sue. Va bene. Minchia, Leon, comunque tu sei veramente la persona più sfigata del pianeta. Dove minchia vai succede qualcosa, Hanno rapito la figlia del presidente, questo l'avete capito, vabbè. E lui è qua per ritrovarla, per cercarla, perché ha avuto una segnalazione che si trova qua. In Spagna, poi, cioè, ma vabbè. Ido. Qui Condor 1. Qui Hannigan, raccordo. La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Mi serve la posizione di un lago. Forse si trova lì. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è...
Prevedo un pelato che entra dalla porta. Eccolo qua. la invidi la chioma di Leon. Certo. Stai su Tinder, Leon, come va? Ah, faccio lo cazzo. Ma mi faccio Tinder con le foto di Leon. Vedete che succede. Grazie, raga. Ottima accoglienza. TripAdvisor 10 su 10. Poi gli fa male sempre la spalla destra sto Cristiano. Non ho mai capito perché. Solo quella destra. Cioè, se posso, mi ficcano cartoni in bocca, accettate nella coscia, però gli fa male la spalla destra, sta roba. Non si capisce, ma chi se ne frega. Allora, quanti colpi ho? 5. Ma mia, cosa c'ho io nel menu, scusate? Ho una cura, fine. Va bene. Una cura e tutto ciò con cui siamo andati a recuperare la figlia del presidente. Complimenti. No! Quello lo devo far fuori, ragazzi. C'aveva la polvere da sparo, strunz. Me lo ricordavo. I corvi vanno fatti fuori, a quanto pare. Danno proiettili, non so come. Cioè, danno la polvere da sparo per fare i proiettili. Allora. E qua, teoricamente, il salvataggio dovrebbe funzionare. Eccolo qua. Salvataggio deposito. Ah, personalizza valigetta. Attenzione. Va bene. Vabbè, questo lo vedremo più avanti, ragazzi. Beh, sta roba qua non me la ricordavo, eh. Cioè, secondo me è tutta roba nuova. Ma neanche negli altri remake mi pare che ci fosse. Vabbè, vediamo. Let's go. Allora, qua è tutto scassato. Adesso no, mi fotte. Pam. Che uno l'ho preso. Eccolo, vedi che mi ha droppato qualcosa sto stronzo. Allora, vediamo se riesco in... Ah, qua c'è qualcosa. Aspetta, non mi ricordo che c'è qua. Ah, le pesetas. Le pesetas sono utilizzati. Sono i soldi utilizzati per tradare con il mercante. Quello fa welcome. Logo roico sarai tu, testa di cazzo. Aiuto! Perché c'ho una mira di merda? Allora, ragazzi, in sto gioco vanno utilizzati. Cioè, i proiettili vanno risparmiati. Se io non facessi schifo. Madonna, l'ho ucciso. Senza dargli neanche il calcione in bocca. Lo sapevo che c'eri tu dietro, eh. Cosa facevate, te ci spuli sporcaccioni? Minchia, che cartone in the face. E fino qua. Ma il coltello si rompe pian piano, che vedo che c'ha l'usura. Perché il coltello può rompersi. Ma sta cosa. Si può rompere un coltello, eh. Comunque, strano perché se si rompe il coltello, con cosa li picchio? Col pensiero. Qua c'è una trappola, eh. Non è che la piglio un'altra volta. No, non c'è più. Mi ricordavo ci fosse una trappola. Vabbè. Allora, sono stronzo. Ah, dimmi, sono stronzo. C'ho scritto stronzo qua, non lo so. Cioè, era più indietro. Mi sono fatto male. Guarda che qua c'è uno strunz. A me vuole fottere a Kisht. A me vuole fottere a Kisht. Ah! Volevi! Mamma! Ragazzi, il vostro favigei di quartiere. Che è... Menai Villager. Non so come, ma... Questa cosa mi riesce abbastanza bene in Resident Evil. Allora, erbetta rossa. Che si combina con quella verde. E quindi a cure non siamo messi male. Però mi servirebbe l'erbetta verde. Allora ragazzi, vediamo di non fare cazzate. Visto che adesso approcciamo il villaggio dove troviamo il nostro amico poliziotto. Eccolo qua, Carlos Castagno. Povero Carlos Castagno che non voleva prendere la multa. Ah no, questo non è Carlos Castagno, questo è l'altro. Forse era meglio la multa dalla municipale. Però noi guardiamo il gallo. È il gallo che sta urlando, mica lui. Va bene. Comunque molto allegro. Sono molto contento. Andiamo avanti. Allora, vediamo di non fare stronzate. E non vi prometto niente. Perché dovrei provare ad avere un approccio molto più stealth rispetto al solito. Però devo stare attento perché questi... Qua c'è gente che fa la ronda. La ronda da solo. Mi sporgo così vedo meglio, ragazzi. No, perché qua non vedo più la gente. Dov'è la piantina? Eccola qua. Eccola qua. Allora, ragazzi, stealth, mi raccomando. Mi raccomando, vediamo di non far cacate. Gallo, stai zitto. E una l'abbiamo fatta fuori. Vabbè, e gli anni di Assassin's Creed si vedono. Stai zitta. Oh, testa di gallo. Ma ti pare? Vabbè, dai, ci provo. Let's go. YOLO! Perfetto, bravo FaviJ, complimenti. Allora, vediamo se riesco a fare la cosa giusta, eh. Io me la so studiata così. Madonna, ragazzi, veramente sono orbo. Orbo. Promesso.
Madonna. E vaffanculo, sto... Ok. Allora, non è andata malissimo. Ho sprecato un po' di proiettili, ma ho dato fuoco a tutto. Allora, l'obiettivo, ragazzi, qua è sopravvivere. Tanto avrò tempo per prendere tutte le cose che ci sono in giro anche dopo, non è un problema. L'importante è non farmi fregare da dietro se arriva gente. E neanche prendere le accette in faccia. Cacchio, allora, aspetta che vado giro di là. Se passo qua in mezzo riesco a passare. Beh, uno l'ho fatto fuori comunque, eh. Anche due. Cos'è sta roba qua? Ho trovato un uovo. Grazie. Vabbè, adesso sì che è a posto la situazione. Adesso ho vinto. Merda, io volevo andare contro quello. Ok. Ho spaccato la fontana. Allora, uno, dos, i tres, i quattro. E questo non l'ho ucciso però. Allora, non sta andando malissimo, eh. Sta andando meglio dell'altra volta, ok. Sta parte di gioco è veramente ansiolitica. Poi tra l'altro è pieno zeppo di gente. C'è un casino. Si sentono proprio delle rotule che si spaccano quando picco un calcio a colpo. Oh, salve. Non avevo visto sto qua. Va bene, allora, proviamo a vedere se riesco a trovare la granata frammentazione, perché mi serve qua. Ok, salve. Arrivederci. È arrivato lo zio, che non credo possiamo fare fuori, tra l'altro, eh. Se bisogna solo aspettare che finisca tutto sta ambaradan. Madonna, che brutto che è. Arrivederci. Madonna, raga. Grazie. No, veramente. Non so dov'è il tizio con la motosega. Non ho la minima idea, eh. Ok, giorno. Scusatemi. Arrivederci. Oh! Ok, ok. Va bene, va bene. Ho già capito cosa devo fare. Va bene. Userò questo. È uno strumentopolo. Puttana, va bene, la stordente è servita tantissimo. Anche a lui, che non c'è tra una sega. Non mi ricordo dov'è la granata frammentazione, ma ci servirebbe tantissimo, effettivamente. Perché... Madonna, raga, quanti cazzo sono. Ok. Ma non puoi darlo lo stesso il calcio? Sarebbe veramente utile, lo sai, zio. Ah, forse qua c'è qualcosa, attenzione. Bravo, bravo, bravo. Chiudi, chiudi la porta, chiudi la porta. Bravissimo, bravo. Bravissimo, che è? Mi sa che sta porta non dura un cazzo, ragazzi. Va bene. Ci abbiamo provato, ma niente. Pure da sopra. Madonna, raga, che bordello. E mi lasciano in mezzo alla merda così. Me la volete dare una cazzo di granata frammentazione? Vi prego. No, devo sfuggire di sopra, raga. Forse era la finestra. Ah, da sopra il tetto, minchia. Ecco, il tetto non me lo ricordavo. Oh, questo qua che cazzo è? Una ciovazza. Ok. Oh, ma vuole finire sta roba? È un'ora e vado avanti. Minchia. La campana, la campana, l'ho sentita. C'è la campana. C'è la campana. Fermi tutti, time out. Campana, è finito il primo tempo, eh. Tutti versi un tè caldo. Yes! Minchia, raga, è stata più ansiolitica stavolta che la demo, guarda. Madonna. Tenemos a servir. Che servir? Mi disculpi, disculpeme. Questo è il mio spagnolo, comunque. A Lord Sadler? Proprio lui. Todo poderoso? Sembra un po' esagerato. E anche la campana ci ha salvato il kill. Chiudi la porta, va là. prima che ci ripensino. Magari si accorgono che sono ancora lì. Grazie, ragazzi. Apprezzo la vostra simpatia e accoglienza. Un calore umano. Calore che ha provato soprattutto il poliziotto. Però, vai. Ma che cazzo succede qua? Una roba del genere, dice. Ma dove stanno andando? Al bingo. Non me la ricordavo per niente, però vabbè. Welcome to Resident Evil 4. Madonna, ragazzi, non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora. E siamo arrivati alla fine della demo. Quindi adesso sicuramente... Ah, riparte proprio così. Perché evidentemente io ho lasciato... Che è? Condor 1, ho trovato una via per il lago.
Grazie. Cerca un grosso mulino. C'è un sentiero dall'altro lato. Non c'è il GPS, tipo? Ricevuto. Minchia, questo è finito malissimo, madonna. Chiudo. Questa gente è pazza. Eh beh, non stanno a... mappa aggiornata, va bene. Ah, si può andare qua sopra. Ah, vediamo cosa c'è. Ma io potevo salire qua sopra anche prima, sì. Minchia, sarebbe stato strautile. Porca puttana, mi sono cacato nelle mutande. Grazie. Vabbè. Va bene, ragazzi, direi che ci siamo e possiamo proseguire. Cosa c'è qua dentro? Oh, ho trovato un rubino. Raga, sta roba si vende un sacco di soldi. Questa credo sia la porta per andare avanti, perché quella dove sono entrati loro non mi fa da... Questa è dove era arrivato il tizio con la motosega, quindi promette benissimo, raga. Non vedo l'ora di entrare qua dentro. Salve! C'è la mucca? Scusi. Io sento bordello, però non vedo nessuno. Mai. C'è la zia. Piano, piano. Io non ho capito se il coltello prima o poi lo perderò, perché vedo che pian piano scende l'usura. Anzi, forse adesso mi si rompe proprio. No, ancora mi dura. Va bene. Munizioni pistola. Come fanno questi ad avere munizioni da pistola dentro il loro corpo? Scusatemi. Non hanno mai vista una pistola. Si può entrare piano? No, è chiusa. Niente. Oh merda. Che cazzo sta facendo questo? Ah! Pam! Adesso, ecco, si è rotto il coltello. Perfetto. Va bene, proseguiamo. Però che ho fatto fuori tutti quanti senza un criterio. Cioè proprio gli ho spaccato il culo. C'è un tesoro là dietro. Attenzione, come ci si arriva? Dall'altra parte, vabbè, non ho idea. Questo? C'è un'altra chiave. Madonna, ragazzi, ma è incredibile. Ci sono un sacco di robe chiuse a chiave. Io come faccio a trovare le chiavi di sti cosi? Cos'è questo? Note blu di richiesta. Puoi ricevere diversi incarichi tramite le note blu. Ok. Per l'amor di Dio, c'è qualcuno disposto a liberarci dei medaglioni blu? Ricompensa 3 spinelli mi danno. Ma come 3 spinelli? 5 euro, dai, 2 canne. Quindi sì, posso fare fuori i medaglioni blu. Sono queste secondarie. Allora, ma qua c'è una porta. C'è una portici... Bella comunque, sempre tutto allegro, quindi... A tu a me vorresti fottere, a me. Ne dovete mangiare di pasta asciutta, anzi di uova marroni dei vostri polli. Beh, forse dovrei migliorare la mira, ma quello è un altro discorso. Ah, fascino, ragazzi! È esploso tutto, vabbè. Volevo solo passare... Comunque ce l'hanno i... Hanno le armi, quindi hanno un C4, un... Cos'era quello? C'è una trappa... C'hanno le... pianta gialla? Cosa fa la pianta gialla, scusami? Cioè, diventa... Unisci. Ripristina il triplo di una salute di una pianta verde singola e aumenta la salute massima. A facci do, guts. Minchia, ma questo è utilissimo. La devo usare adesso praticamente. Quindi la pianta gialla mi aumenta la salute massima. Beh, è utilissima sta roba, ragazzi. Dobbiamo ricordarcelo. Cos'è qua? Minchia, devo sempre aggiustare tutto io. Ma, bravo. Guarda, l'unico personaggio che mi segue nei ragionamenti. Incredibile. Ok, qua devo passare di sopra. Ah, vedi che mi fa passare di sopra. Ah, non mi fa andare dove c'era il tesoro. Ok, scendi. Che era qua, no? Eccolo. Perfetto. Cos'è? Ah, caraffa. Ragazzi, ho trovato un sacco di roba. Secondo me appena vado a combinare... Puoi combinare i tesori, sto male. Quindi adesso io posso andare qua e metterci il rubino che ho trovato prima. Incastro una gemme. No, vabbè, raga, sto malissimo. E questo? E questi non li posso incastonare, vabbè. Comunque, valgono di più se incastonati e venduti. Roba qua è pazzesca, raga. Pesetas everywhere. Ok, ho rotto la... Cioè, lui rompe i lucchetti a calci. Questo è un dio, praticamente. Non è un uomo. Cazzo. Chi cazzo c'è là fuori, ragazzi? Raga, c'è un altro rubino. Ecco, mi sa che questo lo devo incastonare. Aspetta, lo faccio adesso perché mi dimentico. Madonna, ragazzi, che cazzo c'è fuori, scusatemi. Ma chi è? C'è un tizio grosso. Guarda che io c'ho una granata a frammentazione qua. Coltello alla cucina. Ah, ho trovato la ruota dentata che mi serve per... Porca puttana! Io salirei qua. Sali, sali, veloce, 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 veloce. Non so cosa sia, non l'ho visto. Beh, non so chi sia, ma secondo me è meglio se non mi tocca. Ecco, quello sicuramente. Adesso a spaccare questo. Spero di fare in fretta, che questo qua è veloce. Oh! Quanto cazzo ci ha messo a arrivare qua? 0 secondi? Ragazzi. Ragazzi, no, partisci. Ma chi cazzo? Oh! Avete notato che ha fatto il mio stesso verso? Scusatemi, se per caso utilizzo questa granata frammentazione, serve? No, chiedo per un amico, vediamo. Posso usare. Oh merda. Arriva.
Barante, barante, arriva, arriva. Oh, bastardo. Vabbè, ma con una granata nel culo non è morto. Quindi tu, porca puttana. È morto, no, non è morto. Vabbè, ma ragazzi, non è che posso fare tutto io qua, Oh. Minchia, raga, come l'ho schivato, non lo so. Ma fa danno anche agli altri sto qua, perché se no non gli sparo a sto tizio. Madonna, vabbè, ma è impossibile. No, ma raga, cioè, sto male. Ma mi sembra un'esagerazione. Cioè, ma chi cazzo è? Frate, già ho problemi. Oh, chi cazzo è? Pure. L'ho colpito. Dai, veloce. Bravissimo. Vabbè, non gli ho fatto niente. Vabbè, ma raga, non ce la farò mai a farlo fuori. Ho colpito quello sbagliato, scusate. E mori. Oh. Meno male che riesco a schivarlo. Forse dovrei stare decisamente zitto. Uso questo, vediamo se funziona. Sì, mi ha aumentato la salute massima, figata. Se fossi anche bravo a sparare sarebbe ancora più utile. Però vabbè, quello è un altro discorso. Tu potresti morire? Non lo so. No, ma ragazzi, cioè, è terribile sta cosa. Come ne arrivano altri? Ma basta! Che cazzo è? Morite! No, ma raga, è incredibile. Cioè, veramente sono troppi. Ma eravate in due prima. Che cazzo è successo? Minchia, vabbè, ma raga, è terribile. Quanti cazzo di cose. Gli ho tirato una granata frammentazione nel culo. Cosa devo fare? Muori, cazzo. No, niente, non muore. Proprio posso stare qua due ore. È morto! È morto! Due ore. Oh! Vabbè, raga. Minchia, terribile. Ok, sono. Ho di nuovo. Ho perso tutta. Ancora! Basta! Che palle! Mi fa fuori. Se non mi curo, mi fa fuori. Questa cosa è terrificante. Cioè, mi sono dovuto curare. Cazzo! Guarda quanto m'ha tolto! Ma cos'è? Oh! Ma raga, ma oh! Ma quanta cazzo di vita avete? Ma basta! Non ho, io ho una pistola, c'ho. Ma vaffanculo, va. Mi hanno fatto malissimo, c'erano in 2000 erano, ma vi sembra il modo? Vediamo se riesco a mettere la ruota dentata che mi è costata tutto. A che prezzo, ragazzi, cioè. Madonna. Oh. Minchia. Tutto questo per aprire una porta di merda. Cioè, io non ho parole, raga, veramente. Non ho parole. Guarda questo, è morto, ma si può. Oh, Gesù, madonna. Sarebbe stato più utile avere una doppietta, almeno quella. Ma di qua c'è un'altra fattoria. Tutto scassato. Io non so come sono messa a proiettili, sinceramente, ma. Beh, ho un sacco di risorse, comunque. Posso spostare il carro? Questa è una testa di mucca. Quello di prima c'era la testa di mucca, comunque. Io voglio capire. Cioè, praticamente aveva si è fatto una maschera col bestiame. Si va di qua, vamonos. Non so dove sto andando, raga. Non mi ricordo niente di Resident Evil 4. Cioè, molto poco. Qua esce qualcosa. No, perché mi sembra troppo in pendenza questo. L'importante è che non scenda roba. Giorno. Mi scusi. Puttana di merda. Ah, vedi che lo sapevo che scendevate da qua. Teste di culo. Io lo sapevo. Minchia. Ditemi se non le so le cose prima che succedano. Le so, ormai io le so. Posso scavalcare lo stesso? Che è successo? Posso farvi fuori? Nel dubbio. Vabbè, che cazzo sei in cecchino. Oh, attento dove metti i piedi. Sono morti. Vabbè, ma dove devo andare? Ah, c'è la stradina di fianco. Scusate, raga, io vi ho secca. Madonna, c'avete in equilibrio comunque. Sembrava un po' il ponte dell'infamia di Takeshi's Castle. Oh! Nel dubbio. Ma nel dubbio. È viva? Ma nel dubbio. Vabbè. Che incredibile. Non muore nessuno comunque Resident Evil 4. Allora, non so bene dove sto andando, ma se utilizzassi la torcia Leon non sarebbe male, ad esempio. Non vedo niente. Niente. Ce l'aveva la torcia sto cristiano una volta. Non la usi più. Guarda che mamma. Ho ammazzato corvi per molto meno, ragazzi. Permesso. Oh, finalmente un po' di gente. Che era un po' che non la vedevo. Posso andare piano? Ah, qua ci sono le trappole. Attenzione, raga, perché secondo me se qua mi corre addosso della gente. Oh. Merda! Ok, non mi ha preso, non mi ha preso. Devo riuscire a farlo saltare prima che me ne lanci un'altra. Che palle! Ok, a posto. Minchia,
Non è che posso fare sta vita qua. Occhio che se venite di qua c'è una trappola. Vabbè, venite. Vieni, 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 vieni. Prego, prego. Prego, avanti, prego. Venga, venga. Eccolo qua. È morto solo lui? Va bene. Chi sparo? Lui? Ok. Uno. Io non ci credo. Quello gli ha fatto protezione col corpo. Io voglio morire. Morire. Vabbè. Allora, se riusciamo a fare... Se riusciamo a raccogliere un po' di... Chi cazzo è questo? Ormai inizio a sparargli anche sul culo. Cioè tanto... chi cazzo sei? Da dove spunta la gente ogni tanto? Non capisco. Intanto qualcuno esce fuori dal nulla. Non so come. Allora, qua c'è... Ah, c'è una barca qua. Bella. Salve. Così sia... Cioè, sono un ospite io qua. Ma che cazzo. Aia. Io entrerei. Tienitela tu sta bomba. Madonna. Esplosa? No, non è morta. Beh, peccato. Ragazzi, sto andando un po' a corto di colpi, effettivamente. Secondo me devo risparmiarne un pochettino, perché a furia di sparare a tutti quanti. Ok. Quella è una porta chiusa, perché c'è un simbolo. Posso salire di qua, che c'è quella che lancia le bombe da un'ora e mezza? Grazie, no, veramente. Oh, attenta che... Non accendere, che qua è un casino. Pam! Grazie, zia. Proiettili. Oh, meno male ho dato un po' di proiettili. Oh, very nice. Abbiamo finito di far casino qua. Ok. Questo che cacchio è? Un simbolo stranissimo. Però devo utilizzare la chiave con quel simbolo. Ma prima che la trovi, cioè, passerà una vita e mezza. Chi è che continua a lanciare bombe? Avete rotto il cazzo. Avete rotto il cazzo. Tutti quanti. Pam! Sa che è morto anche lui. Non è morto. Adesso è morto. Non è morto. Minchia, quelli mutati, ragazzi, sono incredibili. Fanno veramente schifo. Bene. Un sacco di proiettili. Ah, questo è il lago. Siamo arrivati al lago. È questo il posto? Ah, ecco. Posso, vai, vai, scassa, scassa tutto. Scassa con sto piedone. Bravo. Siamo arrivati? Oh, pesce. Ma sono io pazzo? Sento qualcuno che sbatte le porte di qua. Poi ste chiavi. Attenzione che c'è una bomba, la sento. Eccola, ok. Vabbè, era abbastanza, cioè, visibile. Ok. Che poi non so come non si fa niente, ma anche a sta distanza, secondo me una bomba del genere te la pigli sul naso, Chi è che fa sto casino qua? Avete rotto il... è un'ora che me lo sto chiedendo. Incredibile che Leon pensa le stesse identiche cose. Abbiamo un cervello in due, Leon. Sii orgoglioso di questo. Molti mi descrivono come intelligente, altri meno. Ma la vogliamo smettere di far casino, per cortesia? Ah, mi ha visto, peccato che... Anche meno, comunque, fratello. Poi vai tu. Questo è un mutante? Mutato? No, è morto e basta. Grazie delle botte che stavi tirando senza un motivo. A meno che non ci sia qualcuno di nascosto, C'è qualcuno? Ci ha messo un'ora e... Un'ora di casino e Leon l'ha tirata fuori in 3 secondi. Cioè, sei stupido proprio. Cosa sta facendo questo qua? Dove voleva andare? Cos'è? Che posto è? Oh, minchia, la usiamo sta torcia finalmente. Un'ora e mezza nel buio. Finalmente. Meno male. Allora non la devo accendere io, no? Perché ero in dubbio. Cazzo, Ah, fratello! Che è? Chi cazzo è? Io non lo farei con leggerezza. My brother! Come si chiama questo qua? Carlos! Sembrava che non vedessi l'ora di parlare. Perspicace, signor. Dimmi, hai una sigaretta? La no, prima cosa che ti viene dopo essere stato liberato da un sacco è ce l'hai una sigaretta. Va bene, va bene. Pedro, come cazzo ti chiami? Non ti muovere. Santo Dio. Bene, morto, finita. Minchia. Chi cazzo è quello? Non me lo ricordo proprio. Ti manca un occhio, frate. Non so se te ne sei accorto. Attento. Minchia, mi vuole... No! Me l'hai iniettato! Cazzo!
Capitolo termina. E quindi? E quindi, ragazzi, finisce qui il primo episodio di Resident Evil 4. Not enough cash, strange. Vabbè, la smetto di fare il mercante. Mi piaceva il mercante, ok? Ma ci vediamo stasera. Avete capito bene? Perché stasera uscirà un altro episodio. Due in un giorno, incredibile. Non solo i gameplay tornati a caso. Due in un giorno, mai successo. Quindi, ragazzi, preparatevi perché alle 18 uscirà il secondo gameplay con il proseguimento della storia. Quindi, non vi preoccupate che sto Resident Evil lo finiamo tutto e nella maniera migliore del mondo, perché mi sta piacendo tantissimo. Spero anche a voi. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E noi, come sempre, ci vediamo dove cazzo è il telecomando ad un prossimo video. Bye, ragazzi.